Bene, buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità. Dunque, sentendo parlare dell'amico Calvo di 8 anni di esperienza, io ho detto: mamma mia, sono un dinosauro, perché i primi esperimenti che facemmo quando ero abbastanza giovane a Ischia risalgono agli anni 70, sicché insomma da allora a ora è passata l'acqua sotto i ponti. Quindi, diciamo, ci sono state tutta una serie di attività, anche di tipo sperimentale, molto provvisorie, se si vuole, che hanno portato piano piano a quello che è l'attività che abbiamo svolto fino all'anno scorso. Diciamo, il limite più importante per il trapianto della Posidonia, o comunque per la messa in opera di qualsiasi tipo di fanerogama marina, ma comunque di qualsiasi vegetale marino, è quello di utilizzare delle strutture che, come ha spiegato anche l'amico Calvo, devono resistere alle condizioni ambientali. Se c'è la possibilità di fare uno studio preliminare molto approfondito per scegliere esattamente il posto più idoneo, bene. Se, come vedremo nel caso di Santa Marinella o di Civitavecchia, lì li dovete mettere, l'abbiamo messo lì. Però, naturalmente, probabilmente, dato anche quello che è successo successivamente, e in conseguenza di questa scelta, forse certi risultati potevano essere leggermente più positivi. Comunque, diciamo, è dagli anni 70, sia in Francia e poi successivamente anche da parte nostra a Ischia o anche in Sicilia, sono cominciati questi esperimenti di trapianto, di riforestazione per mezzo della Posidonia. E un primo esperimento di una certa consistenza ci fu offerto dalla possibilità che c'era a Torre Valdaliga, Civitavecchia, dove l'Enel, così per compensazione delle sue attività, aveva istituito una specie di zona con piramidi sommerse. E avevano messo giù, anche su suggerimento del mio allora compagno di avventure al laboratorio di Ischia, Eugenio Fresi, delle cornici di cemento armato. Quindi noi andammo in questa zona, trovammo già queste strutture già pronte, e le utilizzammo per cercare in qualche modo di fissare delle talee di Posidonia. Fu un lavoro abbastanza difficile, perché anche in questa zona, come in tutte le zone del litorale laziale, da Civitavecchia fino a più a sud o più a nord, sono zone battute dal moto ondoso in maniera veramente effettiva. E quindi, nonostante queste cornici in cemento fossero a 22 metri di profondità, quindi trovammo delle difficoltà per l'immersione, dei periodi di immersione raccorciati, eccetera, eccetera. Nonostante questo, quando ci furono le prime mareggiate autunnali, in alcuni casi le cornici, che pesavano un quintale l'una, si spostavano sul fondo come se fossero delle pedine di dama. Quindi già questo vi dice che difficoltà ci sono a lavorare in queste condizioni. Questi esperimenti sono di circa del 96-97. Dopodiché, diciamo, sia per altri interessi, sia perché questa sperimentazione non c'era sembrata particolarmente positiva, avevamo abbandonato un po' le cose. Poi, a un certo punto, vabbè, quel materiale si può usare, è importante, ma comunque quello che è importante, come è stato spiegato anche precedentemente, è di trovare delle tecniche che siano idonee per il tipo di riforestazione che si vuole ottenere. E allora, a un certo punto, anche grazie all'interessamento dell'ingegner Boccalaro, che è qui in sala, che
che è un ingegnere naturalistico e aveva già sperimentato l'utilizzazione di certe strutture messe a punto dalle officine Maccaferri di Bologna, lungo le scarpate autostradali o lungo il legreto dei fiumi, eccetera, per rinverdimento di queste zone, propose di utilizzare le stesse strutture anche all'ambiente marino, in modo da vedere se, siccome andavano bene a terra, perché non potevano andare bene a mare. Allora si fece una piccola sperimentazione molto ridotta in questa zona dell'Isola d'Elba, che è la zona di Cavo, dove vedete anche in questo caso sono state fatte delle barriere non so folte, che hanno, diciamo, qui c'è tutto un discorso che risale anche a quello che è stato detto precedentemente sull'erosione costiera, le barriere perpendicolari alla costa, eccetera, eccetera. Comunque, qui c'era una bellissima prateria di Posidonia, che in parte era regredita perché ci sono stati appunto questi problemi di erosione della spiaggia, eccetera, eccetera. Comunque, avevamo trovato un luogo idoneo dove sistemare questa piccola zona di sperimentazione, e appunto pensammo di trasferire al mare quello che era stato fatto in terra. E allora l'officina Maccaferri produceva dei cassoni di rete metallica e produceva una specie di stuoia di rete rivestita di un estruso di materia plastica, che pensammo poteva essere idoneo anche a velocizzare il trapianto delle posidonie, soprattutto la fissazione delle posidonie, perché nell'esperimento Civitavecchia uno dei problemi che ci portava via una gran quantità di tempo era quello di legare tutte le talee alla rete metallica, e quindi questo era un lavoro ulteriormente prolungato. Con questa struttura, questa stuoia di rete metallica con l'estruso di plastica, vedemmo le talee potevano essere infilate e rimanevano fissate, perché avendo le scaglie, diciamo, al contrario, una volta infilate dentro, la struttura di plastica si richiude e le trattiene completamente. Quindi in questa sperimentazione le piantavamo a mano, cercando di allargare un po' le maglie della rete. Poi successivamente, come vedremo a Civitavecchia o anche a Capo Rizzuto, abbiamo trovato un altro sistema, sempre che viene utilizzato in giardinaggio, e quello ci ha permesso di fare veramente molto rapido. Ecco, qui ci sono alcune immagini, si vedono per esempio questo, abbiamo fatto diverse sperimentazioni sia sulla matte morta sia direttamente sul sedimento. Comunque, qui c'è per esempio la matte morta con questa struttura senza il materasso sottostante, messa direttamente sulla matte, si fissa molto bene, rimane ancorata bene, e qui le talee si accrescono molto bene e comincia a rivegetare anche tutto il fondale, quindi una naturalizzazione del fondale, così come abbiamo visto succedeva anche sui piccoli materassi messi direttamente sulla sabbia. Le talee rimanevano fissate bene, non si staccavano, c'è stato un piccoli casi, ci sono stati dei distacchi delle talee, probabilmente non erano state infilate bene. Abbiamo visto dopo circa 2 anni la riproduzione anche delle piante, e poi le radici si stanno sviluppando. Questo è un po', diciamo, lo schema generale che abbiamo utilizzato in questo caso, e abbiamo trasferito questo piccolo esperimento che abbiamo seguito per circa 4 anni a quello che è stato un esperimento un po' più grande a Capo Rizzuto, di circa una quarantina di metri quadri, e abbiamo cercato di ripetere su una scala un pochino più avanzata, ma anche in questo caso era un po' un impianto pilota, come Ramoge diceva, bisogna prima sperimentare, poi
cercare di fare un qualcosa di più esteso. E qui vedete, abbiamo steso questi materassi riempiti di sabbia, messo questa struttura, questa stuoia sopra, fissata bene ai lati in modo che la sabbia non possa fuoriuscire, e abbiamo cominciato a piantare. Qui vedete che abbiamo utilizzato un sistema molto semplice, cioè un piantatoio da giardino di quelli conici, che ci ha permesso di velocizzare moltissimo l'inserimento delle talee nella struttura. E questo è, diciamo, il risultato. Poi i materassi si appiattiscono un po', si adattano al fondale, sono abbastanza mobili, quindi diciamo c'è come si può dire, un adattamento anche al fondale stesso. Ecco, poi a un certo punto l'autorità portuale di Civitavecchia ha fatto un bando per la gara di questa, diciamo, questa gara prevedeva l'espianto di talee di Posidonia, fondali di Punta Sant'Agostino e Punta Mattonara e il reimpianto nei fondali fra Punta del Pecoraro e Capolinaro, Comune di Santa Marinella, comprensivi ai servizi di georeferenziazione, mappature e monitoraggio quinquennale di circa 10.000 metri quadri. 10.000 metri quadri è un ettaro. E è una superficie che è abbastanza importante. Quindi dovevamo cercare di utilizzare delle strutture che ci permettessero, anche perché i tempi in cui doveva essere fatto tutto questo lavoro erano tempi relativamente rapidi, perché si parlava di massimo di 90 giorni di attività. Quindi a questo punto ci siamo trovati di fronte allo studio preliminare dell'area, nel cercare di trovare delle aree idonee in questa zona, cercare di utilizzare tutte le informazioni che potevano essere reperite in loco, sia sulle condizioni idrodinamiche e su tutti i parametri. Cercavamo di ottimizzare per mettere le praterie. Siamo in ritardo? No, No, abbiamo ancora. siccome ho visto, ho guardato l'orologio. E allora poi alla fine abbiamo individuato di fronte a Santa Marinella tre aree fondamentalmente che riteniamo tuttora potessero essere utilizzate per questa sperimentazione: un'area un po' più a nord o a sud rispetto alla città di Civitavecchia, e due aree contigue quasi alla punta di Capolinaro. Questa è un'immagine più dettagliata della zona. Questa è la zona dove abbiamo messo l'impianto più grande, e questa è la zona dove è stato messo l'impianto più piccolo. Questo è un po' lo schema con cui sono state distribuite queste stuoie. In un primo tempo, anche in questo caso, avevamo pensato di utilizzare i materassi, cioè i materassi riempiti di sabbia, chiusi con queste stuoie di rete con l'estruso metallico, e poi successivamente con la piantumazione delle talee. Il problema è che con i tempi che avevamo a disposizione e con la quantità di sabbia sarebbe stata necessaria per riempire 10.000 metri quadri di materassi, non saremmo mai riusciti a completare l'opera nel tempo dovuto, anche perché la sabbia poteva essere reperita soltanto nelle zone circostanti, con delle sorbone, non potevano avere delle lunghezze infinite, e quindi questo creava anche altri problemi relativi alla produzione di fosse nella zona stessa, quindi poi il rimaneggiamento da parte del mare e della sabbia. E quindi a un certo punto abbiamo deciso di mettere direttamente il MACMAT, che è questa stuoia di rete metallica con la plastica, direttamente sulla sabbia, perché poi in definitiva i materassi non sono altro che dei contenitori di sabbia su cui c'è questa stuoia su cui si infila le talee. Se la stuoia viene messa sulla sabbia e lì ci si infila le talee, l'effetto è esattamente lo stesso. Il problema è di mantenere stabili sul fondo queste strutture.
E questo purtroppo è stato uno dei problemi più grossi a cui siamo andati incontro, soprattutto perché c'è stata una mareggiata terribile a ottobre del 2012 con onde di 9 metri e questo ha comportato veramente una serie di danni di una certa entità. Comunque devo dire, oltre all'effetto meccanico delle onde, quindi del ritorno delle correnti verso il largo, eccetera, c'è stato anche un effetto legato agli spostamenti di grande quantità di sabbia, che in parte hanno anche sepolto le strutture stesse. Pensate, in certi casi c'erano dei corpi morti su cui si ancoravano le barche e portavano tutto questo materiale. Corpi morti di 2 tonnellate sul fondo, alti 2 metri, i quali in qualche caso, specialmente nella parte più verso il largo, sono stati completamente sepolti dalla sabbia. Quindi questo è anche uno dei grossi problemi a cui bisogna pensare quando si pensa a realizzare qualcosa del genere. In questo caso abbiamo utilizzato lo stesso schema utilizzato precedentemente. Ognuna di questi gruppi era costituita da 32 talee e erano per noi, ognuno di questi gruppi, 1 metro quadro di fondale. Quindi abbiamo trapiantato 320.000 talee su 10.000 metri quadri e quindi con la densità che avete visto, i 32 talee a metro quadro. Questa è un'immagine del campo messo in opera, questo è il campo più piccolo. Questi sono i materiali stoccati, voi pensate quanti metri quadri di queste cose sono stati messi in opera. Abbiamo utilizzato due tecniche, una tecnica delegata agli operatori tecnici subacquei per quanto riguarda le operazioni di tipo meccanico. E naturalmente queste stoie sono state fissate sul fondo con delle strutture, con delle barre di acciaio, con dei picchetti a vite simili a quelle che sono state illustrate precedentemente. Questa è via via la fase di realizzazione. Le talee sono state espiantate, diciamo, nella zona di espianto, portate nel piccolo porticciolo che c'è vicino al porto di Riva Traiano, lì preparate nei retini e poi successivamente, vabbè, qui sono alcuni dei collaboratori e i subacquei che in questo caso erano rappresentati esclusivamente da operatori scientifici subacquei, cioè da persone idonee dal punto di vista biologico a conoscere sia il materiale che dovevano trattare sia la biologia di questo materiale e diciamo sono state utilizzate delle tecniche già utilizzate, però cercando di mettere le talee, sia quelle ortotrope che quelle plagiotrope, più adattamente possibile a ricreare la situazione naturale. Qui vedete ci sono dei retini in cui venivano portate sott'acqua le talee, via via venivano prese, piantate regolarmente in questi ciuffi di 32, qui vedete un po' le varie operazioni, vedete questo è uno dei corpi morti, in qualche caso è stato completamente sepolto, qui siamo nella fase finale della realizzazione, questa è l'area R1, cioè l'area più piccola, sono stati posizionati anche dei fotometri, dei misuratori di correnti, eccetera, eccetera. Questa è più o meno la fine della fase di realizzazione, anzi qui vedete, questa è la prateria naturale, quindi queste aree sono circondate da prateria naturale. Qui siamo a 1 mese dall'impianto, ci sono alcune zone, cioè la sabbia comincia, il mare comincia a lavorare, quindi in certi casi accumula un po' di sabbia, si forma dei ripple marks, eccetera, ma piano piano le cose, ecco, questo è a 2 mesi circa dalla fine dell'impianto, questo è subito dopo la grande mareggiata che c'è stata nell'ottobre 2012, vedete in qualche caso le talee sono state tagliate e così è successo anche alla prateria naturale circostante, cioè c'è stato veramente un impatto grandissimo, però buona parte di queste strutture si sono salvate, vedete
qualche caso c'è stato dei piccoli sollevamenti, vedete che grossi ripple max si sono formati, ma comunque diciamo quelle che hanno resistito, le strutture che hanno resistito, ce n'è una notevole quantità, stanno andando avanti. Questa è un'immagine, io ho fatto, cioè l'immagine ho fatto il 29 maggio di quest'anno, e per quanto è rimasto in loco, vedete le tuoie si sono naturalizzate, si sono cresciute anche altre alghe, eccetera. Piano piano questo sta diventando un ambiente naturale. Questa è un po' la visione sia dopo un certo periodo di tempo. Ecco, quello che volevo dire, c'è il mio collega Stefano Acunto, ma comunque, diciamo, una delle nostre preoccupazioni fondamentali anche in questa attività è quella della preparazione all'attività subacquea delle persone che devono lavorare. A parte gli operatori tecnici subacquei hanno le loro discipline, le loro regole, per quanto riguarda gli operatori scientifici subacquei devono essere assolutamente idonei alla loro attività. E quindi noi abbiamo costituito ormai da quasi 30 anni una scuola internazionale per l'immersione scientifica, e abbiamo i nostri operatori corrispondono hanno degli standard che corrispondono agli standard internazionali. Comunque, per questa attività di Civitavecchia abbiamo utilizzato 5 imbarcazioni, 20 operatori tecnici subacquei, 30 operatori scientifici subacquei, 70 giorni di attività in mare, 10.300 metri quadri di superficie, 320.000 telee, 340 ore di immersione per espianto e reimpianto, 280 ore per la preparazione delle talee. Questo è il nostro, diciamo, sono i nostri standard che corrispondono agli standard americani, dell'American Academy for Underwater Science. Questo è il piano operativo di sicurezza che abbiamo preparato specificamente per l'attività di Civitavecchia, e questo è il manuale a cui abbiamo contribuito insieme a voi, insieme alle ARPA, eccetera, che sono le buone prassi per lo svolgimento di sicurezza e attività subacquee di ISPRA e agenzie ambientali, che dovrebbe rappresentare un po' il punto di riferimento per tutte le attività di tipo scientifico che riguardino le attività subacquee. Io avrei finito.